Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, ben ritrovati con Alex Carson, ben ritrovati con la Master League. Allora, ben ritrovati con la Master League con il Venezia. Allora, a monte le trattative per Mancini e adesso abbiamo fatto un'offerta per Antonucci della Roma in prestito con diritto di riscatto. Con diritto di riscatto, ma andiamo a giocarci, andiamo allo Scida a giocarci questo Crotone Venezia. Non dobbiamo perdere l'abbrivio di aver una bella striscia positiva, quindi cercheremo. Gavioli è aumentato, quindi in campo, però naturalmente, eccolo qua, 61, com'è il discorso qui? Il discorso è che Buzzigoni non sta bene, Ceccaroni invece sta benissimo e lo mettiamo al posto di Casale, così, anzi no, o di Cremonini, no, di Casale, va. Guarin sta bene dopo la splendida punizione col Pisa, Zuculini deve essere indiavolato. Mediano, e qui mettiamo o Pimenta o Di Mariano. Di Mariano o Pimenta? Beh, Di Mariano è più veloce di Sottile. Vai, intanto va bene così. La squadra mi sembra buona, quindi vediamo che succede. Magari optiamo per un centrocampo a 5 e vediamo che succede. Beh, naturalmente Guarin ha lui tutti, scusate la tosse, tutti i calci piazzati, i giocatori in attacco, però calcio d'angolo, sinistro e destro, se lui lo mette in attacco non ha senso, quindi fuori, guarda, mettiamo Zuculini in attacco, via, andiamo, no, la divisa, cazzo. Porca miseria. La divisa. Vabbè, cercheremo di adattarci, va? Mamma mia, e mi ero anche pensato, bisogna stare attenti perché loro sono rosso-blu, noi nero-verdi. Ok, andiamo allo Scida e cerchiamo di riconoscere la nostra squadra dalla loro. Un bel casotto. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie. Bene, quindi temperatura tiepida. Simi, ragazzi, se non sbaglio Simi segnò in rovesciata alla Juventus, è possibile, ve lo ricordate? È possibile quel Crotone Juventus 2-2. Ese balón no va a llegar a su destino. È un po' difficile riconoscerci, però. Peccato. La stavamo giocando bene. Loro puntano sulle triangolazioni, lanci lunghi. Aia, e che falcionata che mi hai tirato. Dobbiamo assolutamente continuare la striscia positiva per tenerci agganciati al treno del Benevento, che a quanto pare sta prendendo piede, quindi beh, la squadra più forte in Serie B, sia dal punto di vista reale che dal punto di vista di PES. Maxi Lopez. Gavioli. La velocità di Gavioli. Peccato. Bellissimo. Chi è il 21? Chi è il 21? Porca miseria, neanche conosce i propri giocatori. No, Zuculini. Ah, Cremonesi. Che cavolo.
Cioè, veramente, neanche conoscere i propri giocatori, eh. Il Crotone Calcio llega a este encuentro tras un resultado fruto de la inspiración del mister. La inspirazione del mister, il Crotone Calcio, non lo so come, cosa abbia combinato. E los tiempos que corren, en los que se pide la gracia del entrenador la primera de cambio, se merecen todos los halagos que le llevan. Noi dobbiamo essere molto quadrati, intanto le carte, prende palla. Zigoni è, aia, è praticamente promesso al Frosinone, noi stiamo cercando una punta di riserva e abbiamo anche ricevuto un'offerta che non accetteremo dall'Huddersfield di Huddersfield Town. Non so se va a giocare in Serie A inglese o meno, in Premier League, oppure resta nella Championship. Intanto sono... brutta storia, brutta storia. Lezzerini, cioè. Intanto vogliamo parlare dei sorteggi. Discreto per... tutto sommato per le squadre italiane. L'unica sfida che vedo un po' proibitiva è quel Napoli-Barcellona. Bel taglio sul primo palo di Simi. Ci fa Stepanov. Tutto solo. Stefano, tu non devi spingere, tornate di dietro. Per il momento partita molto scialba, eh? una sola occasione quella del Crotone. Noi siamo molto guardinghi, però dai le carte, fai valere il fisico. Peccato, stava tirando. Mamma mia, cioè Stefano sta facendo la punta aggiunta, non lo so. Ok, spingere però. Se non ci addormentiamo, Gavioli, grazie. Mamma mia, triangolazioni. Se desdobla por la izquierda a toda velocidad. Benissimo, benissimo, Lakicevic. Busca una buena jugada. Recibe el balón en una buena posición. Está en el área. Nueva el disparo. Che cazzo! La traversa ci impedisce di andare in vantaggio. Porca miseriaccia! Buona posizione e circolazione di pelota, però non creano sensazione di peligro. Occasionista, ai. Teniamo d'occhio Simi perché quello più pericoloso. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato? Partita che si accende negli ultimi minuti, ma abbiamo rischiato grosso. Di Mariano come si propone? Però fisicamente... le carte! Fine del primo tempo, 0-0, dai! Possiamo fare meglio, però se andiamo via con un pareggio da qui non mi dispiace. No, veramente? Cioè, Simi... La velocità di Di Mariano, un peccato. Peccato, Di Mariano è bello veloce per lanciarsi dentro. Ah, peccato. Consigue alejar el peligro. Recibe el balón en una buena posición. Desde ahí es el sitio para poner un centro.
Vogliamo selezionare il giocatore. Sì, mi è interessante comunque, però... Porca miseria, che controllo e tiro. Controllo e tiro di Simi. Tra l'altro ragazzi, continuatevi a iscrivervi al mio canale. E, tra l'altro io sto giocando le partite per i cavoli miei. Io ogni tanto pubblico le belle azioni, soprattutto delle leggende. Ah, peccato. Ho dei golletti di Baggio, del Piero, veramente interessanti. Ah, però guarda le carte. Ah, Zucu. Ah, perso l'abbrivio per passargli la recarta, era da solo. Busca una buona giocata. Seguimos esperando che ocurra algo. 0-0 nel marcador. La pone. Ah, bella come iniziativa. E tiriamo la sta palla, Gavioli. Sì, che cazzo. Di solito. Scusate, di solito è il classico gol che subiamo noi. La palla resta lì e loro la mettono dentro. Stavolta la fortuna mi ha sorriso. Il rimpallo mi ha favorito e Gavioli la mette dentro. E stavo per sostituirlo, Gavioli. 1-0, bellissima. Bellissima, adesso loro spingeranno sicuramente. Spolli, Barberis, gente che ha giocato in Serie A comunque con questo Crotone. Me li ricordo. Benali non lo so. Molina mi par di sì, anche lui Serie A. Bella, tra l'altro pensavo fossero loro. Guarin. No, non puoi farti fregare da Barberis, cazzo. Simi, come si è girato bene. Dobbiamo prenderlo in seconda battuta, perché prenderlo in prima battuta significa Nalini. Aia. Cos'è? Rimessa dal fondo. Ok. Forse è meglio andare con le sostituzioni, perché qui... Di Mariano. Mettiamo un Sottile o Pimenta. Mettiamo Sottile. Però lo facciamo andare su. Beh, ma a sto punto Harrington mettiamo in campo al posto di e anche Dreyer, dai, addirittura più offensivi. Magari giocheremo col baricentro basso, in modo da più che altro perché devo appoggiare le carte, quindi. Poi avremo, ragazzi, partita col Frosinone, quindi che ci può dare slancio. Zuculini è scatenatissimo. Ah, peccato che non c'era nessuno a seguire l'azione, ma va bene così. Anzi, noi iniziamo ad abbassarci proprio per non creare. Niente. Le carte si muove bene davanti, ha trovato però pane per i suoi denti con quei centrali lì. Maxi Lopez, ma è lui? No, non può essere Maxi Lopez quello che penso io. Passano all'alternativa. E
E arbitro, qui non è fallo. Tra l'altro la palla non esce, quindi certo, possiamo buttarla fuori noi, Se está empezando a quedar sin ideas. Intenta marear la defensa, pero sus esfuerzos no dan fruto. La juega en largo. Remata. No, ragazzi, De Carte aveva fatto uno smarcamento bellissimo. E vorrei che lo guardaste tutti. Bellissimo lo smarcamento di De Carte. Dietro il difensore gli scappa. Peccato, perché veniva fuori un bel gol. Forse doveva agganciarla e tirare in porta. Bella partita comunque di Recaro. Tra l'altro ho scoperto perché Mancini non è voluto venire da noi, cioè siamo al 478esimo posto nella classifica dei club, e quindi dobbiamo un po' fare di necessità virtù dai Dreyer. Ragazzi, rischiamo di vincerla a Crotone, alla Kitsch, via quella palla, mamma mia, dobbiamo rischiare sempre all'ultimo. Comunque bello 1-0, vittoria a Crotone. Questa potrebbe aversi decantato hacia cualquiera de los dos, y este solitario gol vale su peso. Bella lì, forse meritavano il pareggio i crotonesi, ma bisogna essere di molto pragmatici. Pordenone che perde col Pescara in casa. Il Benevento che ha fatto? Beh, il Benevento ha vinto 1-0 col Chievo, scontro diretto. Quindi restiamo agganciati. Comunque adesso il treno inizia un po' ad allungarsi. 6 punti tra la prima e la quinta, quindi già inizia a intravedersi. Il Frosinone adesso viene a Venezia e dobbiamo assolutamente batterlo, per escluderlo un po' dalla lotta per vediamo adesso che ci dicono il mercato prima di andare a Frosinone. Abbiamo dei messaggi. Antonucci, perfetto, 300.000 euro in, scusate, no, Gavioli proprio no. Allora, andiamo con la mia squadra e rifiutiamo l'offerta per Gavioli, perché assolutamente non si muove. Lui è veramente fine trattative. Forse dovremmo rinnovargli il contratto, però. Qual è l'ultimo giocatore? Sanko. Dal Caen, un mediano, vediamo quanto costa. 2 milioni, però, bello mio. Io voglio una punta. Corea del Sud, no, chi se ne frega. Chi se ne frega. Andiamo con Antonucci invece, che arriva in prestito dalla Roma, e questo è un, sono più che d'accordo, via in prestito e andiamo avanti. Poi rifaremo la squadra se andiamo in Serie A con i prestiti, se non abbiamo tanto budget. Intanto però guardiamo uno. Cataldi mi sta male, spero che Strechie. No, mettiamo, noi mettiamo Harrington. Zucculino mettiamo in mezzo, lui lo facciamo giocare trequartista. Gavioli non si discute. Chi sta bene qui a sinistra? Aramu. Perfetto, adesso arriva il tocco da maestro, ovvero Zigoni. Fiordaliso, ok, Fiordilino mediano, perfetto.
Ellen, mettiamo questo dog di Guarin, no, no, Guarin, Errington. Allora mettiamo Zuculini lì, è morto. Ecco, perfetto. Dobbiamo solo mettere Ceccaroni. Tra l'altro, male, facciamo venire su tutti perché poi alla fine. Però Malè al posto di Zuculini potrebbe essere. Bella soluzione. Malè, Guarin, Recarte. Anche così possiamo provare a giocare, mettendo in difficoltà i loro difensori. Proveremo a pressarli. Sinistro, angolo destro. L'angolo destro facciamo battere a lui. Rigorista, Guarin, giocatore in attacco. Ah, però, Fiordaliso. Guarin, se necessario, o quando. Andiamo su una cosa che ogni tanto faccio, cioè facciamo pressione sui loro difensori, perché secondo me qui dobbiamo proprio giocarcela sulla pressione e poi via. Lasciamo libero un loro centrocampista, prendiamo invece in consegna i loro esterni e le loro punte, perché secondo me qui c'è da veramente da fare un lavoro serio. Speriamo bene, perché Frosinone comunque deve vincere per rientrare in gioco nella lotta per la promozione, ed è fondamentale per loro questa partita, per noi altrettanto, perché restare agganciati al Benevento significa, e soprattutto, staccare la terza più che la quarta. Eccoci qua al Penso per Venezia, che poi non ha proprio l'ambientazione del Penso, non si vede la laguna dietro. Ecco Fiordaliso, la cantante. Gavioli. Ah, non mi sono accorto. Io stavo già guardando fuori dall'area di rigore chi poteva andare al tiro. Zigoni, bella. Mi dispiace lasciarlo al Frosinone e potrebbe tornargli utile a loro, però ho fatto cassa, liberato Montingazi, quindi. Ah, peccato. Guarin, mamma mia. Bella pressione, mi piace questa pressione su difensori e centrocampisti, eccolo lì. Si va in pressione, seguono gli uomini, quindi con i raddoppi. L'unico, abbiamo i difensori che nel gioco aereo e nella velocità vengono sistematicamente sovrastati dagli attacchi. Oh, brutta storia! Mamma mia. Ma vogliamo farmi selezionare il giocatore, quello che voglio io? Grande anticipo. Grande ancora Ceccaroni, veramente. Ah, peccato. Però loro soffrono la mia pressione, eh? Soffrono in difesa.
está dejando muy claro cuál es su estrategia. Pues te lo voy a preguntar, ¿cuál es su estrategia? Bueno, tal y como está... ¡Llega la ocasión! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Bella lì, lasciamola andare. Ci siamo, ci siamo. Partita frizzante, ecco. Mettiamola... fanno pressione loro. Beh, loro ci aggrediscono alti, quindi... è meglio saltare, mamma mia che lancio del cavolo però. E poi un appoggio ancora più del cavolo. Mamma mia, oh Novakovic. Aia. Sì, certo che se ti giri di schiena rispetto alla palla, mamma mia, calcio d'angolo, c'è Lezzerini incazzato nero, ma c'è il mio fa una, ma lei fa una rotazione su se stesso inutile, no, mamma mia, di poco. Bella lì. Oh, peccato perché era proprio spuntato. Certo che Malè veramente sta giocando male. Scusate il gioco di parole che ho realizzato solo adesso. Novakovic, grande anticipo di Casale. Non altrettanto bello il discorso. Via sta palla, mettiamo un po' in ordine le idee, forse è ammonizione per Casale, no. No, non era Casale, era Fiordaliso. Bella lì, bell'anticipo, guarda Zigoni. È troppo però. Sono qui che mi sto allungando sul divano quando non ci arrivano per un soffio. Cazzarola, ma vogliamo buttarlo giù? Ha preso un gol così, non va bene. Bisognava buttarlo giù. Pone por delante 1-0. Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. Ojo, que hay peligro. Ah, peccato. Un cross migliore no, eh. Forse metteremo un appoggio a... Una ferrea labor defensiva la che hemos visto. L'ha dirigito de maravilla. No. Ho sbagliato tasto, cazzo, dovevo tirare. Ma volevo passargliela. Ah, comunque ci sono buone premesse. Sto cercando di capire. Tiempo suficiente para reaccionar. Male, cioè, no, proprio no. Io sto pensando di mettere un appoggio a Zigoni e provare a giocare con due punte vere. Ecco, proviamo. Le carte Zigoni, coppia d'attacco. Vediamo che succede con due punte. Al limite retrocediamo loro due. E facciamo una partita un po' più equilibrata, due punte e due esterni che spingono, quindi
del secondo tempo. Magari è la soluzione. Mi dispiace, male ci avevo creduto, ma al fin e al cabo io tengo l'ultima parola. Questa entrata addirittura. No hay forma de pasar. Ah, peccato. La manda arriva. Impostiamo marcature diverse, scusate, perché Aramu va a prendersi le carte, va a prendersi i loro difensori. Il Frosinone Calcio ha visto come tutto il suo plantel defendía di una forma unanima a suo entrenador después de che le lloviesen palos por sus decisiones. Yo creo que se puede justificar. Ha puesto buena cara en la rueda de prensa posterior al partido, pero sus decisiones tuvieron mucha influencia en el resultado final. Mamma mia, è volato in alto Zigoni. È volato in altissimo, porca miseria, bella azione, voglio rivederla perché veramente Zigoni è saltato in cielo. Cazzo, la traversa, peccato. Se si appoggiava dietro alle carte, però bisogna vedere se le carte è in grado di buttarla dentro. Cerchiamo di giocare equilibrati comunque, senza lasciare troppi spazi. No, dai. Cioè, torre. Eccolo là, Dionisi. Cioè, mi hanno freddato. No. E allora adesso spingiamo. Poco da fare. Non abbiamo più niente da perdere. Certo che se dobbiamo attaccare lo spazio lo attacchiamo così male. Hanno acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. Sono un po'. Si io fuori al delantero, è che mi pondria dei nervios, eh. È che non llega un solo balone arriva. La qualità dei passi. Sono un po' disorientato perché quella traversa e quel gol ci hanno un po' tagliato le gambe, eh. Un balon largo buscando amplitud. Guarini. Desde ahí puede entrar. La pone. Cioè prima fai un cross in avanti, poi un cross indietro. Mamma mia, Novakovic le prende tutte lui, eh. Il Frosinone Calcio tratta di creare juego. Bella lì. No, cazzo. Dobbiamo crederci, dobbiamo crederci. Nostri colpi di tacco. A sto punto tentiamo il tutto per tutto, però fuori lui che non ce la fa più. E chi possiamo mettere qui? Sottil. La velocità di Sottil, perché Aramu non ce la fa più, quindi desde ahí pueden llegar arriba. E allora intenta la genialità. La manda lejos y no se complica.
Il 2-1 ce la riaprirebbe, ma manca troppo poco tempo. Bella invenzione. Bella lì, prendi la palla e andiamo. Gavioli ancora. Bella lì, ma che cross si hanno fatto. Non ci credevo su quel cross lì. Bella lì, dai, 2-1. Anche se manca poco, ci proviamo, dai. Almeno portare a casa il pareggio a sto punto, per come si è messa. Speriamo ci dia slancio. Dobbiamo pressarli assolutamente. Speriamo non ci dia il rosso qui, perché era lanciato. Giallo, meno male. Scusate, faccio una sostituzione di tattica, ma pressing alto e gegenpressing, contropiede a recarte. Cioè, a sto punto ci proviamo, poi al limite cambieremo tutto. No, cioè neanche un... Guarini. No, non mancare questa... Cioè io ho gegenpressing, difesa altissima, pressing alto, e in più sto chiamando il pressing con i miei giocatori. Più di così... Veramente? L'ha presa? Cioè, avevamo la porta libera e l'ha tirata in mezzo il mio. Dai, però, inserirsi. No, 2 minuti appena. Il corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Non fischi adesso, cretino. E vabbè, vaffanculo, va. Tiri un cross di merda. Perdiamo quel Frosinone, male. Peccato, perché ci abbiamo messo l'anima, però ci sta di perdere. Purtroppo abbiamo fatto un brutto primo tempo e loro hanno meritato, raga, questo è il calcio. Vediamo, il Benevento se ne va, ma anche il Perugia dietro ci sopraggiunge. La situazione si complica nelle posizioni dietro, perché tra noi e Crotone 4 punti, bella storia. Includiamo anche Juve Stabia a meno 5, cioè, il Benevento se ne va, anche se ha 4 sconfitte comunque. Il problema per noi sono 15 gol subiti in 15 partite, cioè un gol a partita lo subiamo. E vabbè, pazienza, quali saranno le prossime? Facciamo il punto della situazione. Non mi interessa niente il giocatore. Inizia il mercato, quindi attenzione. Ronaldo, il fenomeno, vince Ronaldo con Real Madrid, campione d'Asia, giocatore dell'anno d'Asia. Ci sta. Cosenza-Venezia non la vedrete, andremo a Venezia-Livorno e Salernitana-Venezia, questo sicuramente. Quindi ragazzi, ci rivediamo per Venezia-Livorno e soprattutto faremo mercato, quindi con quella partita in questo mese ci sarà il mercato.
E naturalmente abbiamo partite importanti, veramente importanti. Quindi ragazzi, non mancate, grazie di essere stati con me, continuate a iscrivervi al mio canale, continuate a darmi supporto se vi state divertendo, e noi ci rivediamo per Venezia-Livorno, Cosenza-Venezia, Vittoria Union Excursus. Questo è tutto, ci rivediamo, ciao ragazzi!